Ciao Charlie! Buongiorno a tutti! Ciao Otello! Beh, che cos'hai? Guarda! Baciami! Sono un principe! Allora tu sei il mio principe, Charlie! Per me lo sei già da tempo! Sì, Otello, anche tu! Buongiorno, signora! Ah, buongiorno, Dirk! Ciao! Charlie, è la mia cintura! Un nuovo giocattolo? Carino. Sì, un pratico mezzo di comunicazione per locali rumorosi. L'hanno fatto dei miei amici. Puoi scriverci quello che vuoi. Ti hanno già baciato? Si è spenta dopo 10 minuti, purtroppo. Troppo poco tempo. Ah, Ringo. Buongiorno. Buongiorno, signora Schoenfeld. Meno male che sei qui, Charlotte. Gli fai un'altra radiografia? Sì. Per l'artrosi, vero? No. Sì, buono. Qui buono. C'è un ascesso. Oh. Sì, dobbiamo proprio farla, Ringo. Già. Devi stare buono. Ehi, Charlie, quella è la mia borsa. È sempre il solito. Adoro la mia borsetta. Charlie, quella è la mia borsa. Vieni, Otello. Su, ridammela. Andiamo a fare Charlie, la spesa. È la mia borsa. Ehi! Otello, che cos'hai al collo? Buongiorno, signora Hopper. Quella è la mia borsa. Da qua. Eccola. Scusi. Grazie. Lazzarone, ci sei tu dietro questo scherzo, vero? Charlie, non si dicono bugie. Otello, non può farli da solo questi scherzi. Charlie, lì dentro c'è il mio portamonete. Grazie. Con lei Ringo è sempre stato bravo. Sente che lei vuole aiutarla. Signora Schoenfeld, ultimamente è stata da un altro veterinario? No, veniamo sempre qui da lei, lo sa bene. Già, e questa rasatura? Ah, ecco, perché ha pensato... Beh, aveva il pelo tutto arruffato, così gliel'ho tagliato, non c'era altro modo. E questa piccola ferita? Sì, io l'ho pizzicato per sbaglio con le forbici. Con le forbici? Con le forbici piccole per le unghie, già. Certo. Beh, il gonfiore è chiaramente visibile. Si muove leggermente e non è profondo. Sì, è sicuramente un ascesso. E che cosa si fa? Di solito si opera e non si può evitare l'anestesia. Che per un cane così vecchio è rischiosa, ma forse possiamo farcela anche senza. Mi toglie un gran peso dal cuore. Buongiorno, dottore. Salve, Grambo. Finalmente. Tutto a posto? Sì, certo. Buongiorno. Buongiorno. Ha chiamato un giornalista che vuole scrivere un articolo sull'azienda chiedendo informazioni. La pubblicità può sempre farci comodo. Che cosa gli ha detto? Beh, le solite cose, che siamo una piccola azienda che produce vaccini per le malattie degli animali, influenza dei cavalli e così via. E poi che gli animali di laboratorio vengono trattati secondo i più recenti standard, bla bla bla. Molto bene. È già stata al canile? Sì, torno adesso. Questa è Rex. Ha 3 anni. Bene. E dove sono gli altri? Beh, lì danno soltanto un cane a persona. Ho dovuto mostrare perfino il mio documento e tra 2 o 3 settimane verranno a controllare se Rexa sta veramente bene. Strano. Pensavo che il canile municipale fosse pieno come un uovo. Va bene, lo porti dentro e poi vedo di procurare qualche altro cane, intesi? Sì, va bene. Ora te la passo. Coraggio, Gregor, corri! Sei pronto? Charlie, attento, arriva! Bravo! Ora restituisci la palla. Bene. Parala! Sì, 1-0, gol! Dai qua. 2-0. Sta arrivando tua madre. Ah,
salve, signora Waldner. Ciao, Tim. Grazie, tesoro. Allora? Mamma. Com'è andata a scuola? Come sempre. Charlie! Ehi, è mio il mazzo di fiori. Devo tornare subito allo studio. Ci potresti accompagnare a casa di Tim? Vorrei mostrare a Gregor la mia nuova stanza. Prima però rimettete a posto tutto, mi raccomando. D'accordo, mamma. Me lo porti dentro, per favore? Sì. Sì, ma come facciamo con Otello? Chi lo porta a spasso? Posso farlo io, in via eccezionale. Un nuovo ammiratore? No. Un cliente contento. Meglio se ti metti vicino alla targa. Molto bene, sì. Sì, stai proprio bene. Non so se sia davvero una buona idea, considerando la situazione. Dai, Jorg, sono tanti anni che desideri metterti in proprio. E poi ti porti in dote un paio di vecchi clienti. Devono essere più di un paio per poter vivere. Ce la farai. All'inizio è sempre difficile, ma superata la fase iniziale prenderai un ufficio in città e Timmy riavrà la sua stanza. Stamattina è arrivata una lettera per te, l'ha mandata il tuo ex ufficio. Cosa vorranno? Probabilmente sarà una fattura. E per cosa? Mi hanno fornito un software per l'elaborazione dati. Forse puoi accordarti per un pagamento rateale. Ciao, salve, mamma. Signora Henschel. Tim voleva mostrarmi la sua stanza. C'è papà? Sì, nella sua stanza. Ciao, papà! Ciao, Tim. Ciao, Gregor. Cosa c'è? Tim vuole farmi vedere la sua stanza. A proposito, saluti da mamma. Ci ha accompagnati. Siete stati fortunati. Hai visto la targa? Sì, è bella, papà. Davvero forte. È importante che la gente veda dove trovare il suo commercialista. Poi mi metti a posto la lampada. Più tardi. Prendi le tue cose, per favore. Più tardi. Chiudi la porta! Vorrei un appuntamento con la signora Walter, quanto prima possibile. Non sono mai stato da lei, ma conosce mio figlio, Tim. Un momento, signor Henschel, ora guardo. Sì, oggi alle 16:15, se le può bastare una mezz'ora. Vuole dirmi di che cosa si tratta? Beh, così la signora Waldner può prepararsi. Certo, come vuole. Arrivederci. Sono tornata. Ci sono novità? No, solo un nuovo cliente, il signor Henschel. Henschel? Ha detto che lei conosce suo figlio. Timmy, sì. Gli ha chiesto di cosa si tratta. Sì, ma non ha voluto dirlo. Ah, le ho portato un estratto di perna canalicus. Lo dia a Ringo una volta al giorno. Ne basta un cucchiaino. Estratto di perna canalicus. Hai sentito, tesoro mio? Ah, dottore, sono così contenta che non abbia dovuto operare Ringo. L'ascesso si è assorbito, ma se ne può formare uno nuovo. Ringo non è più giovane. La prego, non ne voglio sentir parlare. Desidero solo che abbia chiaro in mente che anche Ringo non può vivere in eterno. Tutti possono essere sostituiti, dottor Henning. Lo so bene. Queste sono foto di Ringo. Da cucciolo alla scuola di addestramento, nella nostra casa al Vansée, nel nostro giardino. Mi scusi. Sheffield. Io vado, arrivederci. Grazie, dottore. Sì, sì, dottor Steiner. Avevo visita, ma adesso posso parlare. Ho delle buone notizie per lei, signora Schoenfeld. I primi risultati sono del tutto soddisfacenti. Adesso possiamo procedere alla fase successiva. Non so dirle quanto sia contenta, dottore. Devo però ricordare...
ricordarle che purtroppo prima c'è da saldare la rata. Posso andare subito in banca se lo desidera. Signora Schoenfeld, non così in fretta. Le propongo di venire stasera da me, domani mattina presto. Passeremo all'azione. Stasera? Sì, d'accordo. Signora Schoenfeld, la prego. Non ne faccia parola con nessuno. Prima che abbia brevettato il mio metodo. Va bene? Va bene, d'accordo. Grazie. Una fetta di dolce, signor Friese? Oh, è molto gentile, la ringrazio. Un secondo, finisco subito. Questi sono i documenti d'ingresso degli animali che avete appena portato, in 5 copie. Una è per lei. Non vuole aspettare Max? No, devo andare, da noi è un delirio. I berlinesi perdono continuamente i cani. Solo ieri, 7. Ma... Charlie! Non si preoccupi, gliene porto un'altra fetta. Grazie. Che c'è? Io sono una scimmia. Eh beh, ci avrei scommesso, Charlie. Dai, vieni. Torno subito. Fai la brava. Abbiamo fatto, signorina. Puoi rimetterlo in gabbia. Allora, Janina, ci rivediamo tra una settimana, va bene? Ciao. Arrivederci. Ricordati, Janina, che devi tornare tra una settimana. Non te lo dimenticare. Dirk, che è successo? Otello è scappato. Cosa? Ero andato a passeggio con lui sul lungo lago. Davanti a noi correva una donna con un cane. Ha cominciato a tirare come un matto. Così l'ho lasciato andare. Sì, e poi è sparito. E allora? L'ho cercato, poi ho pensato che forse nel frattempo fosse tornato a casa. No, qui non c'è. Continuo a cercarlo. Avanti. Oh, è qui, signor Scherer. La stavamo aspettando. Gregor viene con noi. Mi scusi, sì, dottore. La cosa importante è che troviate Otello. Sì. Jovita, guarda. Jovita. Jovita! Mi scusi, per caso ho visto il mio cane, un piccolo Jack Russell. No, non l'ho visto. Jovita! Mi scusi, ha visto il mio cane, un piccolo Jack Russell. Jovita! Jovita! Ecco quelli che sono riuscito a trovare. Sì, va molto bene. Penso che per il momento possano bastare. E quello? Quale? Quel Labrador nero, che ci devo fare, maschio? Sì, lo so, me lo sono ritrovato in macchina quando ho fatto entrare la cagnetta. Per favore, la porti via. Tra poco meno di un'ora le colture cellulari hanno bisogno di nuova soluzione nutritiva. Non credo di fare in tempo a tornare. Ci pensa lei? Sì, sì, certo, può fidarsi di me. Signor Ensel? Sì. Ben arrivato, buongiorno. Salve. Venga, l'accompagno. Buongiorno, signora Waldner. Salve, signor Henschel. Mi fa piacere conoscerla. Anche a me. Posso offrirle un caffè? Volentieri. Nero? Sì. Bene. Si accomodi. Cosa posso fare per lei? Si tratta di una lettera che sto aspettando e che per alcuni motivi desidero non arrivi a casa. Per questo vorrei lasciare come recapito il suo studio legale. Se ho capito bene, vuole usare lo studio come cassetta postale. Sì. E desidero che lei mi rappresenti in questa causa. Mm-hmm. In tal caso, forse dovrebbe dirmi di che si tratta. Chi è il mittente di questa lettera? È un laboratorio di analisi.
E mi dica, che c'è in questa lettera che non devono sapere a casa sua? È il risultato di un test di paternità. Devo sapere se Tim è figlio mio oppure no. Otello! 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 Otello, vieni qui! Via! Via! Otello! Otello! Dove ti nascondi? Abbiamo cercato dappertutto, Otello non c'è. Continuiamo a cercare. Charlie e io vi abbiamo sentito chiamarlo in continuazione. Forse è talmente lontano che non ci sente. Otello! Dov'è finito adesso, Charlie? Se Otello è qui da qualche parte, Charlie lo troverà di sicuro. E sua moglie non ne sa niente. Ha fatto il test a sua insaputa. Da quando ha dubbi sulla sua paternità? Da circa un anno. In quel periodo litigavamo spesso e le dissi che se continuava me ne sarei andato con Tim e lei mi ha riso in faccia. Per questo sono convinto che Tim non sia mio figlio. Per fortuna il ragazzo non ha sentito niente. Non ha pensato che sua moglie forse voleva solo provocarla? L'ho pensato, certo. All'inizio ne ero convinto, ma poi mi è venuto il dubbio. Ho cominciato ad osservare mio figlio e ho visto cose di cui prima non mi ero mai accorto. Come ad esempio? Cose che a prima vista possono sembrare sciocchezze. A lui piacciono cose che a me da bambino non piacevano affatto. Le sue mani. Ho come la sensazione che in modo istintivo prenda le distanze da me. Così a me sembra. Guarda, Leander, un bau bau. Oh. E tu di chi sei? Ti hanno lasciato qui da solo? Non ti posso portare con me. Ma non posso neanche lasciarti qui. Vieni. Andiamo? No, questo è uno studio veterinario. Grazie. Hanno trovato Otello a Reinickendorf. Come ci è arrivato lì? Lo riferisco subito al dottore. Ma certo, verrà subito qualcuno a prendere il cane. Sì, grazie. Un momento. Pia, potete andare a prendere Otello? Sì, a Reinickendorf, 43° commissariato, alle Mannerstrasse 10. Bene, grazie. Otello è dalla polizia? Sì. E devo riferirti che a Berlino vige l'obbligo di tenere gli animali al guinzaglio e tu, come veterinario, dovresti dare il buon esempio. Ma senti un po', come se non avessimo altro a cui pensare. Perché non hai fatto parlare me con questo genio del codice? Per questo motivo. Ciao. Ciao. Vado a redigere il rapporto. D'accordo. Dunque, vediamo se c'è l'obbligo di tenere anche le scimmie al guinzaglio. Charlie è uno scimpanzé, non si può tenere al guinzaglio. E poi lui obbedisce all'istante. Niente offesa al pubblico ufficiale, eh? Torniamo al suo bello, signor Scherer. Otello. Una signora l'ha trovato e l'ha portato qui. Grazie al chip abbiamo potuto rintracciare il proprietario. Beh, è finita bene. Quindi non ha problemi a conciliare la multa di 20 euro? Concilio qualsiasi cosa. L'importante è riprendere il nostro Otello. Ne faccio la ricevuta. Misha, porta qui Bello. Otello, non si chiama Bello, Otello. Ed ecco il suo guinzaglio. Otello, ci hai fatto impazzire. Otello, torna qui. Oh no, non scappare di nuovo, Otello! Charlie, Charlie, fermo, no! Pia, andiamo.
È scappato anche a lei senza guinzaglio. Charlie, Otello, fermatevi! Ha dimenticato la sua corda! Mamma mia, ma dove sta andando, Otello? Da una cagnolina, ci scommetti? Oh, tutto a posto? Tutto a posto, veramente? Sì. Seimila. La ringrazio. E adesso mi dica, dottore, quando avrò il mio nuovo cane? Non così in fretta, purtroppo. Come sa, abbiamo prelevato da Ringo alcune cellule che contengono tutte le informazioni genetiche. Sì, sì, questo me l'ha già spiegato la volta scorsa, ma... E questo materiale cellulare lo abbiamo fuso con successo in un ovulo dal quale abbiamo cancellato tutte le informazioni genetiche preesistenti. Ma io desidero soltanto sapere quando arriverà quel momento. È quello che sto cercando di spiegarle. Questo ovulo, con i geni di Ringo, quindi contenente il suo esatto ritratto, sta per essere impiantato in una cagnolina che la crescerà e le darà un nuovo piccolo Ringo. Questa cagnolina è praticamente una madre in prestito. Ciò significa che dopo una normale gravidanza di 2 mesi porterà alla luce il nostro clone. E questo nuovo cucciolo sarà esattamente come il mio Ringo? Glielo prometto, Ringo 2 sarà uguale al suo cane come una goccia d'acqua dalla punta del naso alla punta della coda. Beh, spero di poterli distinguere. Ma certo, soprattutto perché Ringo 2 sarà solo un cucciolo. Charlie! 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 Ah, ecco Otello. Ma guardatelo, Otello si è conquistato un harem. Ciao, amico mio. Che ci fanno qui questi cani? Non ne ho idea, ma la cosa non mi piace. Do un'occhiata in giro. Lascia stare, Dirk, non sono affari nostri. Charlie! Charlie! No, resta qui! Non scappare di nuovo, basta! Oh, mi scusi, mi dispiace. E lei che ci fa qui? Io cercavo il mio cane, un labrador nero. Si chiama Otello. Qui non c'è. Ah? Lei è un chimico. La cosa non la riguarda. E a cosa servono questi cani? Servono a tenere lontani i ficcanaso. Buona giornata. Anche a lei. Santo cielo, che hai combinato? Chi metterà a posto adesso? Lo faccio subito. Voglio far vedere una cosa a papà. Che cosa? La mountain bike. Papà non ha tempo. Oh, e poi questo non è il momento adatto per la mountain bike. E perché no? Perché papà ha appena cominciato a lavorare in proprio e all'inizio i soldi sono pochi. E per quale motivo si è messo in proprio? Perché non è rimasto a lavorare e dove stava? Perché lo sognava da tanto tempo. Così come tu la mountain bike, capisci? Sì, sì, sì. Dottore. Rambov, cosa ci fa qui? Perché non è in laboratorio? Dobbiamo cominciare subito. No, purtroppo non possiamo. La coltura cellulare 21 è andata persa. Come, scusi? Sta scherzando, vero? Vuole prendermi in giro? No. È venuto un tipo a curiosare intorno al laboratorio. E chi era? Non lo so, non ne ho idea. Ok, porti il furgone dietro. Per il momento spostiamo il laboratorio. Che facciamo con i cani? Li portiamo via. Esci di lì, Fuggiasco. Otello! Otello, sei tornato! Dove eri finito? A Reinickendorf. Dove? E come ci è arrivato fin là? Un cane pigro come Otello non attraversa tutta Berlino. Avrà fatto l'autostop. Prima lo facevo anch'io. Giusto, Charlie. I cani non hanno il pollice. Vado. Dove vai? A raccontare a Max dei cani. Charlie ha un nuovo giocattolo. Che cosa hai combinato ancora? Wow, wow! Non c'è nessuno. A parte i cani. Ah, guarda, questa potrebbe essere Jovita. Sì, giusto. Conosco la padrona. Jovita è scomparsa oggi pomeriggio. Era legata davanti a un negozio. Dovrebbe avere un chip. Vado a prendere il lettore in auto. Un momento. Questa potrebbe essere Lady. Manca da casa dall'altro ieri. Senti, Paul. Vuoi portare via i cani? Oh, boh.
Poiché almeno due sono stati rubati, direi che non è un problema. Ho un paio di guinzagli in auto. Jovita, Lady, vi portiamo fuori da qui. Non so se l'hai notato, ma tra loro c'è un solo maschio. Gli altri sono femmine. Papà? Devo finire ancora una cosa, Timmy. Che cos'è? I miei risparmi sono quasi 120 euro. Ma te li hanno regalati i nonni per la tua nuova bicicletta. E se non bastano, posso vendere i miei giochi per il computer. Così puoi pagarci i tuoi debiti. Non se ne parla proprio. La cena è pronta, venite? Subito. Ok. Grazie, Tim. Buona, Emily. Si è agitata? Il padrone arriva subito. La polizia ha cercato di rintracciare il proprietario della ditta. Niente da fare. Dobbiamo aspettare fino a domani. Ma i cani non sono obbligati a restare qui. Hai ragione. Max, il signor Apt, il dottor Henning. Sì, ci conosciamo. Buongiorno, Sara. Dottore. Per fortuna tutti i cani avevano un chip e li abbiamo identificati. Sì, i proprietari stanno arrivando. Rex, che ci fai qui? Eh? Allora... L'abbiamo consegnata stamattina. Sì, sì. Per caso sa l'indirizzo del nuovo proprietario? No, ma glielo posso trovare. La ringrazio. Un momento, per favore. Jovita! Ehi, Laura! Jovita! Vieni qui, piccola mia. La mia Jovita. Sono contenta che abbiate trovato Jovita. Grazie, dottor Henning. Signor Grambo? Sì? Ho qualcosa per lei. Guarda che c'è, Rex, vecchia mia. Dove sei stata finora? Mi ha fatto stare in pensiero. Frise, protezione animali, buongiorno. Salve. Questo è il suo cane Rex, eh? Sì. Però non ne ha denunciato la scomparsa. No, non ancora, ma lo avrei fatto in giornata. Oh. Dove l'ha trovata? Oh, è tornata da noi. Ah, sì. Quanto le devo? Forse posso offrirle qualcosa? Grazie, ma vorrei solo riavere il guinzaglio. Sì, ma certo. Vieni, Rex. E grazie di tutto. Arrivederci, signor Grambo. Arrivederci. Accidenti, vuoi lasciarci dormire? Otello, adesso basta, smettila! Ah, ciao Charlie, buongiorno Dirk. Buongiorno Max. Ah, vuoi fare sport? Eh? Coraggio? Oh. Tu sei riuscito a dormire? Ah. No, ho lavorato a un progetto per tutta la notte. Ma Marina mi ha raccontato che Otello vi ha tenuti svegli con i suoi lamenti d'amore. Ah, non me lo dire, e adesso se ne sta buono. Otello, spostati, devo fare la doccia. Aspetta, Max, c'è una mail per te. Di chi? Di Paul Frise. Che dice? Ciao, Max, tu riesci a capirci qualcosa? Ciao, Paul. Sì, ma di che cosa? Ah, c'è un allegato. Ah, ecco. È una mappa cromosomica.
Esatto, e ce l'aveva anche quel tipo del canile ieri. Ne sei sicuro? Mm-hmm. È una sequenza di DNA. Non c'è nessuno. A proposito, puoi fare la doccia? Grazie, Charlie. Purtroppo dobbiamo scomodare di nuovo il suo cane, signora Schoenfeld. Ma lei mi aveva detto che era tutto a posto, dottore. Solo una piccola misura di sicurezza, signora. Non vogliamo rischiare di giungere a risultati errati. E per questo ci serve dell'altro materiale. Ma lo facciamo qui, sul posto. Così le costa anche molto meno. Mi costa molto meno. Ma ieri vi ho pagato una bella somma, la seconda rata. Le spese aggiuntive vengono calcolate a parte. In questo caso si tratta di una spesa di 1.000 euro. 1.000 euro? Non ho così tanti soldi in casa. Ma io mi fido di lei, signora Schoenfeld. Le dispiacerebbe aspettare un momento fuori? È questione di un attimo. Ringo è in buone mani. Non abbia paura. Dobbiamo fare in fretta. Anestesia totale. Signora Waldner, c'è qui il signor Henschel. Buongiorno, signore. Buongiorno. Grazie. Mi scusi per il ritardo, ma avevo un appuntamento con due clienti oggi. Nuovi clienti. Nessun problema. Ecco la sua lettera. È arrivata oggi. Faccia con comodo, la lascio da solo. Se ha qualche domanda, sono nella stanza accanto. No, aspetti. Non serve. Ho capito che in realtà non voglio saperlo. Ciao, mamma. Salve. Ciao, da dove venite? Abbiamo fatto solo 3 ore. Papà, che cosa ci fai qui? Sono venuto a prenderti. Per comprare insieme a te la mountain bike. Ma i miei soldi non bastano. I miei sì. Oggi ho acquisito 2 nuovi clienti. 3? Noi volevamo giusto cambiare commercialista. Grazie, signora Waldner. Allora, arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao, Gregor. Ti dispiace se me ne vado adesso? Ma no. Gregor, sta attento. Mamma, il padre di Tim non sapeva che saremmo venuti qui. Che cosa voleva da te? Gregor, sono un avvocato e tutto ciò di cui parlo con i miei clienti è... segreto professionale. Esatto. Guarda, tesoro mio, che cosa ho qui per te. Carne macinata fresca con l'uovo. Che cos'hai? Non ti va? Oh, non mi piace affatto, tesoro. Chiamo il dottor Henning. Sta buona, abbiamo fatto. Vai, vai, su. Allora, caro collega, qual è la diagnosi? Il paziente malato? Chi sogna di notte le banane? Chi è il più grande tra noi? Sì. Max, ha telefonato Charlotte. Devi andare al più presto dalla signora Schoenfeld. Il suo cane sta male. Ah, su, andiamo. Dammi lo stetoscopio. Che facciamo con il cacatua? Me ne occupo dopo. Andiamo, Charlie. Signora Schoenfeld, mi dispiace, ho fatto tutto ciò che potevo, ma la pressione era troppo debole. No, non può essere. Non adesso. Il mio povero Ringo. Ringo ha una fasciatura appena fatta. Sì, del dottor Steiner. Quindi avevo ragione, si è rivolta a un mio collega. No. A dire il vero non ne dovrei parlare, ma il dottor Steiner vuole clonare Ringo. Cosa? Sì. Speravo tanto che Ringo potesse vedere suo figlio. Clonare? Ciò significa che gli ha prelevato delle cellule? Sì.
Quando? 3 settimane fa la prima volta e oggi di nuovo. E per farlo gli ha dato un forte narcotico. Non lo so, non mi ha detto niente. Dove posso trovare questo Steiner? Io non lo so, io dovrei avere da qualche parte il suo indirizzo. Mi chiamerà senz'altro, devo ancora dargli dei soldi. Ah. Dottore, lei crede che il nuovo Ringo potrà essere veramente uguale a lui? Mi scusi. Ciao, Paul. Sì, ti stavo cercando. No, no, nessun problema. Vengo da te. Il nome Steiner ti dice qualcosa? Un certo dottor Steiner, forse è connesso alle clonazioni. Ok, a tra poco. Signora Schoenfeld? Sì. Se Steiner si mette in contatto con lei, per favore mi chiami subito al cellulare, il sì, mio numero. Va bene. Signora, arrivederla e stia su. Ciao, Max. Ciao, Paul. Hai scoperto qualcosa? E come? Steiner è titolare della ditta dottor Lutz Steiner. E allora? Beh, 2 anni fa ha fatto domanda per materiale di ricerca per clonazioni. È risultato in seguito che le conclusioni tratte dalle statistiche sui conigli e i topi erano state contraffatte. Cosa? La percentuale di malformazioni e di feti morti è di oltre il 96%. Accidenti. Signora Browns? 2 caffè, per favore. Subito. Buongiorno. Buongiorno, signora Browns. Macchiato, per favore. Come sempre. Grazie. Di conseguenza, la commissione etica ha tagliato i fondi per la ricerca e a Steiner ha proibito di continuare gli screening genetici. A quanto pare non si è impressionato, anzi, si è trovato dei clienti privati che pagano profumatamente. Friese, protezione animali, il commissario Paschke. Sì, resto in linea. Sì, Henning. Ah, signora Schoenfeld. Buongiorno, Paschke. Sono Friese. Ho bisogno del suo intervento. Si tratta di una perquisizione mezz'ora. A Reinickendorf. E dove? La ditta si chiama dottor Lutz Steiner. Un secondo solo, signora. Resti in linea. Commissario, le passo un momento il dottor Henning. Buongiorno, commissario. C'è una novità. Questo signor Steiner incontra una delle parti lese al Britzengarten. Beh, credo all'ingresso principale. Sì, a tra poco. Signora Schoenfeld, la polizia è informata. Saremo tutti sul posto. Per favore, cerchi di trattenerlo il più a lungo possibile. Sì, a tra poco. Al Britzengarten tra mezz'ora. Non c'è tempo. Chi guida? Già. Io, naturalmente, ma non ce la faremo comunque. Però c'è Pia da quelle parti. Pia? Signora Schoenfeld. Dov'è il dottor Steiner? Ci sta aspettando. Venga, prego. E dove? Excuse me, do you speak English? No. Don't you? No. Dov'è? Lontano? Alla caffetteria sul lago. Alla caffetteria sul lago. Sì, grazie. Perfetto. A dopo, ciao. Signor Friese. Dottor Henning. Salve, commissario. Salve, signor Paschke. La signora Lombardi mi ha detto che vanno alla caffetteria sul lago. Molto bene. Su, andiamo. D'accordo. Entriamo. Bravo, Charlie. Sono orgogliosa di te. Oggi sei una scimmietta ragionevole. Coraggio, vai dietro. Su. Aspettiamo Max. Charlie, resta qui. Charlie, aspetta. Charlie! Charlie! Non hai soldi. Signora Schoenfeld, non capisco perché abbia voluto vedermi se non ha con sé i soldi. Soldi, soldi, li avrà. Ma il mio cane è morto. Il mio povero cane. E lei non fa altro che parlare di soldi. Tra l'altro,
Chi mi dice che il clone funzionerà veramente? Questa sicurezza non può dargliela nessuno, signora Schoenfeld. Neanche il buon Dio. Ah, com'è spietato lei. Sa che le dico? Rivoglio i miei soldi. Adesso, subito. Signora Schoenfeld, abbiamo firmato un contratto. Va bene ricordarmelo, rivoglio anche quello. Credo che bisognerà spiegare alla signora Schoenfeld un paio di cose. Vuole aspettarmi in macchina? La valigetta è sparita. Che cosa? Sono loro. Signori, i vostri documenti, prego. Salve, dottor Henning. Gli ha dato i soldi? Naturalmente no. Arriva a proposito. Mi hanno appena rubato la valigetta. Max! Hai visto Charlie? No, non l'ho visto. Ah, eccolo che arriva. Che cosa hai preso stavolta? Fa vedere. Un contratto tra il dottor Lutz Steiner e la signora Schoenfeld per la clonazione del suo cane Ringo. È proprio quello che ci serve. Grazie, Charlie. Dannazione, i miei soldi! No, sono miei! Bravo, il nostro Charlie! Quella è la vecchia amaca di Oliver. È ancora sana? Volevo controllarla. Oh! Charlie! La finisci? Buongiorno, mascalzone. Charlie, oggi non abbiamo scuola. Siamo in vacanza. Lo porto dentro. Oh, la mia cesta! Otello, sei proprio bravo, l'avevo dimenticata. Grazie, Otello, mi dai sempre una mano. Ciao. Ehi, Connie, Gregor è sveglio? Certo, ma non ha tempo per te. E perché, scusa? Perché andiamo alla casetta sul lago e abbiamo anche fretta. Ma lui viene con noi, andiamo, Tim. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Via, non cincischiare, dobbiamo sbrigarci. Sono pronta. Brandeburgo della mattinata. Minima verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, Angermurde 13. Per quanto riguarda il tempo, ci vorrà la giacca. Sono le 8. Non lo so. Questa radio funziona quando gli gira. Accidenti. Musica. Dobbiamo comprarne una nuova. Già. Questa sì che è una buona idea. Ecco. Però non nella spazzatura. Lo credo. Contenti? Sì! Allacciato la cintura? Sì. Che bello, chi viene anche Charlie. Sarà un vero spasso. Arrivano Charlotte e Pia. Ciao! Ciao! Ciao, ciao! Ciao! Buongiorno. Buongiorno, Charlotte. Tutto a posto, sì? Mm-hmm. Cosa stai cercando? Scude. Ah, SKU con 2D. Ah, 2D. Scude. Una pecora molto robusta originaria della Scandinavia. Antenata delle pecore dei giorni nostri. Erano quasi estinte, lo sai? Cara Charlotte, sei un libro stampato. Ah, beh, devi sapere che il mio professore di zoologia aveva un debole per gli artiodattili.
Ho trovato un messaggio in segreteria. A quanto pare una Scud è malata. E dove? Al villaggio museo di Zuppel. Poco fa ho richiamato, ma non risponde nessuno. No, richiameranno loro. Dunque, cominciamo con i pazienti di oggi. Fa entrare. È un mascalzone questo Charlie. Credevo venisse con me al centro d'accoglienza. Oh, no, ha preferito andare con Dirk e i ragazzi alla casetta sul lago. Me ne sono accorta. Credo che ci sia qualcun altro a cui piacerebbe accompagnarla. Otello, è molto carino da parte tua. Mi vuoi aiutare? Dobbiamo pulire i recinti, somministrare i medicinali. Questa radio? Devo buttarla, non funziona. No, no, non deve buttarla. La deve riportare al negozio dove l'ha comprata. Pensano loro a smaltirla. Dopo 40 anni, la vedo un po' dura. Allora al centro rifiuti speciali, a Wiesestrasse. Passo proprio lì davanti, ci penso io. Grazie tante, signora Hoppe. Otello, devo entrare, o ti sposti o vai con Pia. Visto? Ciao, ciao. A dopo. Grazie, Max. Te li restituisco prima possibile. Ho lasciato il portafogli in ufficio. Ne vuoi un po'? No, sono per Charlie. Devo scappare via. Salutami Inca e Hakim. Inca non è a Berlino. È andata a Roma con David. Spera di risvegliare lui un po' di interesse per il latino. Ah, non scuole, sed vite. Sed vite, dicimus. Studiamo per la vita, non per la scuola. Ah. Bravo. Posso fare una telefonata? Certo. Max, guarda qui. È arrossato, vedi? Buono, aspettiamo ancora un po'. Hakim, sono Oliver. Mi ci vorranno una ventina di minuti. Sono ancora da Max. Me lo passi? Aspetta, ti vuole parlare. Ciao, ciao. Ciao. Ave, Oliver. Ave, Max. Non correre troppo. Ciao, Hakim. Ho sentito che sei da solo. Perché non vieni da noi stasera? No, 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 no. Questo è puro egoismo. Cucinerei volentieri lo stesso. Allora verso le 8? Ok? Ti aspettiamo. Ciao, a dopo. Volevo fare un bel giro in bici, ma Dirk ha una sorpresa per noi. Di che si tratta? Se te lo dice, non è più una sorpresa. Infatti. Si può toccare? Certo. È qualcosa che si mangia? No. Un animale? Devi darci un indizio. Ok. Ti fa volare. Un parapendio? Ma che? La scopa di una strega. Mm-mm. Su, andate a vedere. Sì! Wow, fantastico! Oh. Mitico! Oh. Oh. Dottor Henning? Sì? Sono Barbara Niklas. Le ho lasciato un messaggio in segreteria. Salve, signora Niklas. È bello qui. Sembra davvero autentico. Il villaggio museo è la fedele e dettagliatissima ricostruzione di un insediamento medievale che venne fondato qui circa 800 anni fa. È interessante. Quindi è come se viveste in un'altra epoca. Sì, nel Medioevo. È il nostro hobby, si vive alla maniera di 800 anni fa, con tutto quello che comporta. Questo abito, ad esempio, l'ho fatto io stessa. Prima ho filato il lino, poi l'ho tessuto al telaio e infine l'ho cucito a mano. Complimenti, è molto bello. Grazie. E abita qui? No, no, la sera si chiude il villaggio e ce ne torniamo tutti a casa, alla vita reale. Già, e dove sono le scudde? Prego. Questo è l'esemplare malato? Sì, l'abbiamo subito separato dagli altri, potrebbe essere contagioso. Già, ha fatto bene, buongiorno. Salve. E mi dica, quali sono i sintomi? È da un paio di giorni che zoppica, ma non sembra malata. Secondo lei che cosa può essere? Prima devo visitarla a fondo. Certo, dottore. Senta, mi porta dell'acqua calda, per favore? Sì, gliela porto subito. Grazie. Beh, qui non si scherza affatto, no. Ah, Charlotte, di un po', tu sai qualcosa sulle malattie dello zoccolo che possono colpire gli artiodattili? Esiste un'infezione batterica molto temuta dagli allevatori di pecore. Si tratta della scute? Esatto, i sintomi sono chiari. Aspetta, Max, ora ti dico bene. Un attimo, Malattie dello zoccolo, vediamo un po'. Sì, vediamo. Max, ascolta, si consiglia formalina... Solfato di rame o solfato di zinco? Iniezioni di penicillina o di streptomicina? Già,
Un po' di solfato di rame ce l'ho, ma non è sufficiente per tutto il gregge. Non puoi procurarlo? Sì. Senti, adesso vado giù in città con Pia e te lo porto anche su. Si fa shopping? Sì. Ho bisogno di una nuova radio. Ehi, ma che succede? Lei chi è? Che cosa sta facendo? Sto curando una pecora. Ma questo è un villaggio museo. Questo l'avevo capito. La medicina moderna qui è bandita. Come tutti gli spray, le macchine, l'elettricità e gli orologi. Buon uomo, io sono un veterinario e ho il dovere di aiutare tutti gli animali malati o feriti. Secondo scienza e coscienza. Quindi mi lasci fare, per cortesia. Sì, sì, certo. Ma che cos'hai? Mi dispiace, ma non è più tanto calda. Non importa, non ne ho più bisogno. Meno male, ha risolto. Forza, ora vai, va pure. Senta, purtroppo non ho buone notizie. La sua scud ha una brutta infezione. C'è il pericolo che possa perdere lo zoccolo. Addirittura? Già. E i batteri sopravvivono nel terreno, che se viene contaminato li trasmette a tutto il gregge. E adesso che si fa? Io vorrei cominciare la terapia domani, ma la medicina moderna qui da voi non è molto ben accetta. Ha parlato col signor Zander? Sì, mi ha quasi aggredito. Zander è l'ex presidente della nostra associazione. È un insegnante, nessuno sa più di lui del Medioevo. Questo villaggio è la sua passione. Vorrebbe perfino vietare l'entrata ai visitatori. Me ne sono accorto. E quanto prende, dottore, per il trattamento? Diciamo che offrirò il mio onorario alla giusta causa. Oh, no, 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 non posso permetterlo. Anche nel Medioevo i guaritori erano pagati. In prodotti naturali, è ovvio. Se è così. Questa è la casa del signor Zander. Ci passa tutto il suo tempo libero. Niente male. E questo? Questo qui? Questo è il magazzino del nostro villaggio. I suoi sono andati a Silt e stasera Kerstin dà una festa. Mi piacerebbe, ma non so se è possibile. Ai tuoi non devi dire che i Lehmann non ci sono. Lo credo, ma non conosci mio padre. Come no? Una volta ci ho parlato. D'accordo, ci provo. Bene, avvertimi però, se no non vado nemmeno io. Ciao. Ok, ciao. Dottore? Sì? Questi sono per lei. Oh. Il cesto può riportarmelo domani. Ma certo. Cos'è tutto questo ben di Dio? Quella è pastinaca. Ah, e questa? Rapa rotonda. E questo? È rafano rosso, dottore. E come mai niente patate? Dottore, santo cielo, ma non lo sa quando è stata importata la patata qui da noi? È vero, sì. È stato il vecchio Fritz, se ben ricordo. Nel 700 circa. Ah, ma che bravo. Comunque, preferisco vivere al giorno d'oggi che nel Medioevo. Eh sì, un anno qui dentro e non passerei da quella porta. Oh, non c'è pericolo. Girando a piedi tutto il giorno non si ingrassa. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, Ali. Come va con la macina dei cereali? Bene, grazie. Ciao, papà. Ciao, Ali. Che cos'hai lì? Niente, è una maglietta. Su, avanti, cambiati. Ciao, mamma. Ma che bella. Stasera Kerstin mi fa una festa. Non posso andare, mamma. E come torni a casa? Non mi va che tu prenda l'autobus la sera. Mamma, ho 16 anni. E poi i Lehmann sono molto ospitali, posso dormire lì? No, stasera stai qui. Dobbiamo raccogliere le lumache, altrimenti addio pastinaca. Non mi piace la pastinaca e le lumache neanche. Dai, avanti, cambiati. Non hai dimenticato qualcosa? Basta, Arnold.
Cosa vuoi? Non puoi farlo. Non puoi vietarle tutto. Vuole solo divertirsi un po'. Da vecchia non le gioveranno i divertimenti, ma ordine e disciplina. Ma non siamo nel Medioevo. Certo. Ma fa lo stesso. È già tanto che stia qui tutto il giorno a fingere. Ha bisogno di un po' più di libertà. Finché siede alla mia tavola è mia figlia e farà quello che io ritengo giusto per lei. Ma insomma, ha solo 16 anni. Quindi niente festa, siamo intesi? Il tuo modo di ragionare non lo sopporto proprio. La mia canna è perfetta. Abboccherà subito qualcosa. La mia esca è migliore. Aspetta un po' e vedrai. Ce n'è ancora qualcuna? Ce ne sono parecchie. Chiedi ai ragazzi quante ne vogliono. Ok. Quante salsicce volete? Nessuna. Oggi si mangia pesce. Pescato da noi? Assassini di pesci. E tu sei loro complice. Vergognati, Charlie. Gregor, ne ho preso uno. Anch'io. Connie, mi daresti il retino? Non ci penso proprio. Uno, due, tre. Ecco, vedi? Una bella limonata fresca. Ci sei cascata, eh? Che tipi che siete. Il pranzo è pronto. Forza, venite. Arriviamo, grazie. Buongiorno. Buongiorno. In cosa posso aiutarvi? Ci serve una buona radio. Sì, non troppo costosa, eh? Ho proprio quella che fa per voi. Questa qui è il modello base delle radio compatte. È una radio di ultima generazione. Ha tutto. Subwoofer, funzione ripetizione, MP3, CD, oltre 30 stazioni radio. E come funziona, scusi? Con lo remote control attraverso un cognitive menu è super easy. Un gioco da ragazzi, mi creda. A dire il vero non lo so. La signora se ne intende. E allora credo di avere qualcosa di particolare per lei in magazzino con l'equalizzatore grafica. Un attimo solo, prego. Vieni, andiamo via. Beh, ma questa è quella giusta, questa... Io voglio solo una semplicissima radio. Questo è quello che fa per voi. Abbiamo finito, puoi anche spegnere, eh? Salve. Salve, grazie, aveva chiuso, mi scusi. No, no, prego. In cosa posso esserle utile? Ecco, cerco Hakim Lenz. Susanne! Ciao, Hakim! Che piacere! Quando sei arrivata? 2 giorni fa. E ti fai viva solo adesso? Già. Oliver, ti dispiace? No, no. Buona giornata. Grazie, anche a lei. Susanne e le Lenzettes. Già. Ciao, Ali. Ciao. Non mi hai richiamato? Mio padre mi ha tolto il cellulare. Lo fa sempre quando vengo qui. I nostri progenitori non avevano il telefono. Allora, stasera andiamo alla festa. Puoi venire? Niente da fare. Parlo io con tuo padre? Ci manca solo questo. Non dovresti neanche essere qui. Oh, no. Eccolo. Salve, signor Sander. Oh, che ci fai qui? Ricerche. Devo farle durante le vacanze. Il ruolo della donna nel Medioevo. Un argomento impegnativo. Se ti serve qualcosa, puoi venire da me quando vuoi. Mi servirà. Grazie, signor Sander. Charlie, mi passi una cipolla? Grazie.
Bene, allora si comincia. Sì, ma lei può anche andare a casa. Oggi la cucina è tutta mia, signora Hoppe. Vuole cucinare? Sì, non vedevo l'ora di stare in cucina. Almeno mi faccia preparare il contorno. Signora Hoppe, la prego. Ma voglio solo darle una mano. Le auguro una buona serata, ci vediamo. Un attimo, la radio. È proprio sicuro, eh? Sicurissimo. Buonasera. Buonasera. Hai ragione, Charlie. Cucinare mette fame. Tieni, questa a me e questa a te. Buon appetito. Max? Da quanto tempo sei qui? Non ti avevo sentito. Ciao, tesoro. Da una decina di minuti. Abbiamo ancora un po' di quel Chianti che ci aveva regalato a Kim? Sì. Ah, ha telefonato che stasera non può venire. Stai scherzando? No, gli è capitato qualcosa di importante. Oh, no. E adesso che ce ne facciamo di tutte queste cotolette? Qual è il problema? Le metto in frigo e ce le mangiamo domani. Non è possibile. A Kim rovina sempre tutto quello che si organizza. E noi ne approfittiamo per una seratina romantica. Contento? Eravamo la migliore band di tutta la scuola. Già. E la gente veniva soprattutto per te. Ma no. Certo, per la tua voce. Ero sicuro che avresti fatto carriera. Beh, sì, anch'io. Ora faccio il medico in un'organizzazione umanitaria internazionale. Davvero? Sì. E finora dove sei stata? Nel Corno d'Africa. Ma ti confesso che ho grande nostalgia della città. Quindi adesso resterai qui. Oh, sì, non vedevo l'ora. Ciao, Charlie. La signora Hoppe è ancora qui? Ah, ciao, Pia. Oh, Max, che eleganza. Ah, niente di che. Charlie, è ora di andare a dormire. Io e Maren stiamo uscendo. È ancora presto. Gli leggo qualcosa e poi lo metto a letto. Ma che gentile. Sei fortunato, eh? Max? Sì? Ciao, Pia. Ciao, Oliver. Eccoti i soldi. Odio avere debiti. Potevo farteli avere da Kim, ma... Ma lui non ha voglia di cenare con noi. Ma si può anche capire, con una donna così. Che donna? Carina, con un bel personale. E che altro? Figurati, gli ha buttato le braccia al collo e lui mi ha spedito a casa. Eccomi! Wow! Ah, come sto? Bellissima! Sei splendida. Non c'è altro da aggiungere. Ciao, Charlie. Ciao. Ciao. Allora, bello mio, che cosa vuoi che ti legga? Che succede? Non ti piace? Non mi sento molto bene. Fra un po' starà meglio. Le lumache aspettano. Sei un po' pallida. Mettile in questo vaso. Arno, ha la febbre? Sì, ha la febbre, sì. Ti scaldo un po' di sambuco con delle erbe, fa bene. Raccogli le lumache e poi chiudi la porta della capanna, capito? Sì, mamma. Mangiare un po', è buonissimo. Va, tesoro. E sbrigati, se fa buio, le lumache non si vedono più. Arno, è una ragazza d'oro. Non essere troppo severo. La mia mogliettina. Oh. Vedrai che non ci sarà niente di male. Avrebbe potuto benissimo portarlo. No, avrebbe rischiato troppo. Scommetto che non le ha parlato dell'esistenza di Inca. No, tesoro, io non credo che Kim possa avere una doppia vita. Non si sa mai.
Inca è a Roma con Davide, nostro figlio. Insomma, sei diventato un vero padre di famiglia. Già. Ad ogni modo non ho nessuna voglia di conoscerla. Non saprei cosa dire ad Inca quando tornerà da Roma. E tu? Sposata? Divorziata? Sono single, colpa del lavoro. Ecco, il problema è risolto. Maren, Max, sono dei nostri amici. No, questa non ci voleva. Guarda chi si vede. Ciao, Kim. Ma che sorpresa. Piacere, Susanne. Susanne Bach. Quindi è per lei che ho dovuto congelare le cotolette. Oh! Già, stavamo andando a prendere qualcosa. Andiamo anche noi? Ah, bene. Cercata dappertutto. Nessuno l'ha vista. Se n'è andata di nascosto, nonostante le avessi proibito di andare a quella festa. Io non credo che se ne sia andata, Arno. Ci ha presi in giro con la storia della nausea. Aprite! Aiuto! Stava male sul serio. Non era una scusa. Aprite! Arno. Guarda, tutte le sue cose sono qui. Non ha soldi, né cellulare. E non andrebbe a una festa col vestito di lino. Avrà di sicuro un complice, magari quel Dennis Hopf. Che facciamo adesso? Comunque ti giuro che stavolta mi sentirà, ci puoi scommettere. Io vado a cercarla al pascolo. Louise, tu sei troppo ingenua. Mettiamoci qui, prego. Grazie. Buonasera. 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 Era per tutti? Certo. Sì. Sì. Una volta cantavo nella band di Hakim, ma dopo la maturità ci siamo persi di vista, nonostante sapessi che si era preso una mezza cotta per me. Ah, sì? Ma ora è felicemente sposato. Comunque è incredibile come rivedendosi dopo tanti anni ci si rituffi nel passato. Già, basta volerlo. Anima e corpo. Credo che Hakim abbia bisogno d'aiuto. Vado io. Dunque, lei è un medico? Sì, sono internista in un'organizzazione umanitaria di Djibouti. Interessante. Ah, scusi. Mi dispiace avervi dato buca, cara Maren. E poi ci incontriamo per strada. Avvicinagli la cornetta all'orecchio. Ehi, Charlie, non fare storie, eh? Su, forza, va a dormire. C'è qualcosa tra voi? Ma che? Beh, se fossi un uomo con la moglie lontana... Ti giuro che non lo farei. Davvero? Sì. Mi hai tranquillizzata. Ciao, Pia. Non vuole dormire. È suo figlio? No, è il mio scimpanzé. Davvero? Sì, certo. Oh, no. Lo so che sembra assurdo. Prego. Oh, grazie mille. Ah, ecco qui. Grazie. Alla salute. 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 Ali, tesoro, sei qui? Ali? Ali? Sai che ti dico, quando torna a casa stavolta mi sente. Ma ti sembra normale? Tutte le sue cose sono a posto, qui non è venuta. Non lo rifarà un'altra volta. Telefono. A chi? Ai Lehman.
Non risponde nessuno. Vado lì. Louise, ci rendiamo ridicoli. Tornerà, non ti preoccupare. Non è mai successo prima d'ora. No, ma certo. Scusami se ti telefono a quest'ora, Kerstin. Mamma. Niente, neanche al parco. Non è stata da Eleman. Ma dov'è allora? Deve esserle successo qualcosa. Io ora vado alla polizia. Tu va di nuovo al villaggio. Magari è tornata là. Va bene. Sì. Ehi, Pia, veniamo con te. Sì, ma dove volete andare? Dove vuoi. La signora Hoppe vuole pulire tutta la casa. Charlie, dietro. Gregor, Connie. Eccola. Dove siete andati? Ora possiamo cominciare. Pia, ha visto... Ehi, Charlie! Mi hanno piantata in asso un'altra volta. Beh, Otello, mi devi aiutare tu. Scherzavo! Salve. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Hakim non c'è? Non ancora. Un pullman è rimasto in panna a Ferbellin e Hakim si sta occupando dei passeggeri. Può aspettarlo qui se vuole. Posso farle un caffè? Grazie. E quanto è lontano questo Ferbellin? All'incirca un'ora di macchina. Beh, allora sarà meglio chiamarlo. Ha il suo numero di cellulare? Certo. Oh. Grazie. Deposito mangimi. Sì, il deposito di mangime per animali. Un momento, eh. Via! Lì non c'è! Abbiamo guardato dappertutto, nessuna traccia. Non c'è neanche in ufficio. Charlie, non è questa la chiave. Dai qui. Pronto? Pia, sono Oliver. Ciao, Oliver. Che succede? Ho qui la tua chiave, quella del deposito. Ah, la stavamo cercando. Ma dov'era? Nella tasca della mia giacca. Non so come ci sia finita. Forse c'è di nuovo lo zampino di Charlie. La chiave ce l'ha Oliver. Charlie? Charlie, sei stato tu? No, dice che è innocente. Ma adesso come faccio a prenderla? È un problema. Io sono solo qui in agenzia perché Hakim è in giro. Posso portargliela io? Pia, te la porta un'amica di Hakim. Perfetto, ok. Grazie, Oliver. Ciao. Beate, ha visto per caso mia figlia? No. Papà! In Africa ho un marito o un compagno? Nell'uno nell'altro fino ad ora. Ehi, Charlie! Oh, grazie tante. Ti assomiglia, lo sai? No, Charlie è veramente unico. Sì, ci credo. È vero che i medici lavorano in tenda? Sì, qualcuno. Io lavoro in un ospedale e le famiglie che vengono a portare i loro figli a volte viaggiano per giorni. È arrivato Max. Salve, che bella sorpresa. Salve, Max. Sa, Hakim mi ha dato buca. Oh. Ha conosciuto Charlie, però. E soprattutto ho visto il suo centro d'accoglienza. Purtroppo devo andare via subito. Non importa, i ragazzi me l'hanno già fatto visitare. Dove devi andare? Al villaggio museo, a Zuper. Posso accompagnarla da qualche parte? Se non la disturbo, verrei volentieri con lei. Ok, andiamo, Charlie. Voi che fate? Restiamo con Pia. La aiutiamo un po'. Ciao. Porto via il piccolo Charlie, eh? Ciao. 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 Gentile da parte vostra, grazie. Abbiamo separato il gregge, i casi sospetti sono qui, gli altri sono al pascolo invernale. Comunque va già molto meglio. Per fortuna. Oh, non ce la faccio, è pesante. Che cosa ci aggiunge? Solfato di rame. Ogni animale dovrà restarci a bagno almeno per un paio di minuti. Ah, aspetti. L'aiuto. Oh, è pesantissimo. Altro che... Charlie, gli scimpanzé non amano fare il bagno e tu lo sai bene. Ha bisogno di me, altrimenti mostrerei alla dottoressa il nostro villaggio.
Ma certo, vada pure. Posso? Sì, sì. È molto, molto interessante qui. È fantastico. Forza, siamo pronti. Così, bravo. Molto bene. Allora? Niente, la polizia la sta cercando. Comunque qui non c'è. Cerchiamola, non è possibile. Lì c'è il pozzo, l'unico del villaggio. Attento, Charlie, è profondo. Deve essere stato così che succedeva. Che cosa? Nel 1200 non c'erano gli specchi. E i bambini che nel pozzo vedevano la loro immagine credevano che fosse del loro compagno di gioco e volevano avvicinarlo. Oh. Così facendo si sporgevano troppo. Già, e forse viene proprio da questo il detto: il bambino è caduto nel pozzo. Ho conosciuto un altro lato del signor Zander. È piuttosto agitato perché sua figlia è scomparsa. Che cosa? Speriamo che non sia successo niente ad Ally. No, no. Ma dov'è Charlie? Poco fa era lì al pozzo. Sparisce sempre. Charlie! Charlie, vieni, devo andare in ambulatorio. Sei sempre il solito, eh? Andiamo. Ehi, ma dove vai? È stupendo. Charlie! Ehi, fuori dal mio giardino. Non è posto per scimmie qui. Oh, no, Charlie, vieni qui. Fuori dal mio giardino. Ma che fa? Ma sei vero? Credevo che fosse un incubo. Charlie, che succede? Ehi, ciao. E tu chi sei, eh? Sei Ally? Vieni qui. Ecco, così. Ally, ma che è successo? Ti abbiamo cercata dappertutto. Prenda qualcosa per farla sentire. Sì, subito. Qui all'ombra. Allora, che è successo? Susanne, venga presto. Ha la febbre alta. Oh. Dove sono? Sta tranquilla, non parlare. C'è bisogno di un'ambulanza. Pronto, sono il dottor Henning. Mi serve un'ambulanza al villaggio museo. Ma che è successo? Lei sa quando ha mangiato l'ultima volta? Ieri sera, pane e formaggio. Non può essere il cibo, perché qui facciamo tutto noi. Ma il latte era pastorizzato. Lo facciamo secondo ricette molto antiche. Capisco. Ah, sì, grazie. L'ambulanza arriva subito. Ha già fatto una diagnosi. No. Mi dispiace, Ally. Pensavo che fossi scappato. Ho un sospetto. Brucellosi.
Un'infezione batterica causata da prodotti con latte non pastorizzato. Non aver paura, guarirai presto. Lo portiamo ad analizzare. Sei fantastico, piccolo mio. Sì, Otello. Con la musica si va che è una meraviglia. Eccomi qui, ora sono tutta per lei. Fa passare la dottoressa. Che cosa c'è? Prima una tazza di tè. Allora? Non nota niente di nuovo? No. È una camicetta nuova? Beh, anche. E adesso? Oh, una radio come la mia. La mia si è rotta. Questa è la sua radio. Come vede, funziona. Ma Pia l'aveva buttata l'altro ieri. L'ho presa io. L'ha aggiustata il mio Manfred. Si trattava solo di un falso contatto. Oh, signora Hoppe, lei è davvero un tesoro. Fortuna che la dottoressa ha fatto subito la diagnosi. In Africa casi di brucellosi sono frequenti, in Europa invece è molto più rara questa infezione. Ogni tanto capita nelle piccole aziende agricole. Ma se la colpa è del latte, dovevamo ammalarci anche noi. Sì, ma le persone hanno reazioni diverse. L'importante è che Ali guarisca presto. Mi sono comportato come un idiota. Le chiedo scusa, dottor Henning. Come ha visto, il corso della storia non si può invertire. Penso che ora l'avrà capito. Senza la medicina moderna, sua figlia non ce l'avrebbe fatta. Ora cambieranno molte cose. Quello che è bene per me deve esserlo anche per mia figlia. Prenderemo insieme a lei le decisioni riguardo alla sua vita. È un concetto moderno e soprattutto saggio. Allora, saluti Ali da parte nostra e di Charlie. Tanti auguri, grazie. Arrivederci. Buongiorno. Come sta Ali? Si rimetterà presto, Dennis. Su, avanti. Vai, ti sta aspettando. Grazie. Ti ringrazio di esserti preso cura di Susanna. È stato un piacere. La ringrazio di avermi portata con lei. E Charlie, tante grazie anche a te. Bene, ciao Gregor. Ciao. Ciao Connie. Non volete aspettare mamma? Ha detto che torna subito. Non posso, devo dare il cambio a Oliver. Eccola che arriva. Ciao mamma. Ciao tesoro. Su, fai scendere Otello. Come sarebbe? Volete andar via? Ho portato una marea di dolci. Beh, dipende da Kim. D'accordo, mi hai convinto. Connie, Gregor, apparecchiate la tavola. Ok. Ho sentito della vostra avventura. Già, per fortuna è finita bene. Potremmo dare una mano ai ragazzi, che ne dici? Va bene, ma tra mezz'ora dobbiamo andare. Sì. Tu sei veramente unica. Ti amo, lo sai. E perché dovrei crederci? Vuoi una dimostrazione? Guarda Charlie, bravo! Che succede? Bravo Charlie, bravissimo! Charlie è veramente insuperabile.